Questi gnocchi spettacolari sono preparati con soli due ingredienti, facili, veloci e buonissimi. Fate saltare i piselli in una padella antiaderente con dell'olio per circa 20 minuti. A Piselli pronti. questo punto trasferiteli in una ciotola in un contenitore e insaporite con un cucchiaino di sale, una spolverata di pepe macinato e un bel giro d'olio abbondante. Se necessario, io ho aggiunto anche due mestoli di acqua. Frullate con un frullatore ad immersione fino a quando non avrete ottenuto un bel composto cremoso. Fate raffreddare, trasferite in un piatto e aggiungete poco alla volta 200 g di farina. Impastate prima nel piatto aiutandovi con un cucchiaio. Quando avrete aggiunto 3 quarti della farina, trasferitevi sul piano da lavoro e impastate con le mani, continuando ad aggiungere sempre farina. Quando avrete ottenuto un composto liscio, non appiccicoso e morbido, dividetelo in quattro parti e iniziate a creare dei salsicciotti. Con queste dosi otterrete circa 3 porzioni. Adesso arriva la parte bella, formate i vostri gnocchi aiutandovi con un tarocco. Tac tac tac. E voilà, eccoli pronti. Aggiungete un po' di farina per non farli appiccicare tra di loro e intanto fate bollire dell'acqua già salata. In un'altra padella poi create il sughetto. Io ho scelto di farli semplicemente con del burro aromatizzato, infatti ho aggiunto della salvia tritata e del timo secco. Immergete i vostri gnocchi in acqua bollente e saranno pronti quando saliranno a galla, circa 2 minuti. Fateli saltare in padella e voilà, godetevi questa cena super salutare e buonissima!